il sindaco di Catanzaro, nonché presidente della provincia di Catanzaro, alla manifestazione a favore della legalità e soprattutto a sostegno di Nicola Gratteri. Sì, siamo sempre stati vicino a Nicola Gratteri e al procuratore, ma soprattutto siamo vicini perché credo che stia facendo veramente un bel lavoro, ripulire, diciamo, la Calabria dalla criminalità, dalla mafia. Credo che sia una cosa essenziale e importante per la nostra regione e per la crescita della nostra regione. Siamo stati bloccati per tanti anni, paghiamo delle conseguenze altissime, e credo che questa vicinanza sia proprio per dimostrare che siamo convinti di questo che lui sta portando avanti, cioè ripulire veramente la politica, gli enti pubblici dal sistema della criminalità, perché ha bloccato veramente per tantissimi anni e non reggiamo più. Poi c'è un altro aspetto che dovremmo cercare di tutti quanti di lavorare insieme per fare in modo che in questa regione si possa avere la possibilità di far lavorare i nostri giovani, perché altrimenti saranno dei soldatini che verranno arruolati sicuramente dalla mafia e questo non ce lo possiamo consentire. Dobbiamo cercare di creare sviluppo, un vero sviluppo che possa dare una risposta concreta. Noi sindaci stiamo pagando una conseguenza altissima, io mi riferisco ai tanti piccoli comuni che sono governati da sindaci coraggiosi che senza risorse stanno cercando di portare avanti, diciamo, le loro piccole comunità, ma con grande, grande difficoltà. E poi la politica sta pagando anche un prezzo alto, perché c'è anche una parte che fa buona politica, però fanno di tutta l'erba un fascio. Cioè, molte volte ci sono buoni politici e cattivi politici. Cattivi politici, però anche chi fa buona politica poi ne paga le conseguenze, perché la gente punta il dito contro la politica in generale e quindi non è giusto, perché dicevo ci sono tanti sindaci che veramente sono dei piccoli eroi che si sono candidati con pochissime risorse da gestire territori che sono veramente difficili, per non parlare poi di un'indennità di un sindaco che è quasi ridicola, quindi mi riferisco a quella politica che sta cercando di fare delle cose ottime in Calabria. Marco Polimeni, presidente del Consiglio Comunale di Catanzaro, la manifestazione Pro Gratteri, polemiche sulla città di Catanzaro, polemiche soprattutto anche a livello nazionale per una discussione che hai avuto, insomma, su una rete nazionale, ma tu sei qui presente e ci metti la faccia come sempre. E insieme a me, perché che io sia presente tanto a livello personale quanto a livello istituzionale, diciamo, conta relativamente. Conta di più il fatto che questa piazza è la dimostrazione di tanti cittadini onesti, liberi, che vogliono credere in una Calabria più forte, sganciata dalle mafie, vogliono credere nel lavoro della magistratura antimafia che sta sgominando decine di bande criminali con risultati che sono evidenti a tutti e che vogliono continuare ad impegnarsi, non essendo rappresentati a livello giornalistico nazionale, come dei cittadini che sono tutti corrotti e con delle istituzioni che sono tutte colluse, perché se diciamo che tutte le istituzioni sono colluse allora dobbiamo sconfessarci da soli, perché questa gente qui che crede nel lavoro della magistratura, che è una delle istituzioni più importanti, non avrebbe senso. La città di Catanzaro e la Calabria danno questa risposta alle accuse che sono arrivate di recente. La città della Calabria e Catanzaro danno una risposta, la risposta assolutamente che non è giusto fare di tutta l'erba un fascio, che ci sono dei cittadini che scelgono anche i propri rappresentanti istituzionali in modo libero e che vogliono comunque impegnarsi su questo percorso. Perciò io ho detto questo, raccontare in modo distorto una realtà della quale nessuno si nasconde dietro un dito, ovvero le mafie esistono, dobbiamo combattere per sgominarle, ma dobbiamo far sì che quella parte di Calabria libera, viva, tenace e vivace sia sempre in maggioranza e abbia sempre la forza per andare avanti. Questo è un concetto che ho voluto rappresentare, questo è il modo con cui ogni giorno noi, anche l'amministrazione comunale guidata da Sergio Abramo, cerchiamo di districarci nelle difficoltà che gli enti locali vivono.